Rassegna stampa locale di giovedì 8 novembre, in prima pagina sulla Gazzetta di Brindisi. Assalto dei banditi alla villa di una coppia di medici. Ladri in azione nella villa di due professionisti ad Ostuni. Pistole puntate contro il dottor Martino Carriero e la moglie, alla presenza anche dei figli. I rapinatori sono stati costretti alla fuga dopo che la donna è riuscita ad azionare il sistema d'allarme. Stalking contro l'ex cognato scatta l'arresto. Non aveva gradito che avesse mollato la sorella e lo avrebbe perseguitato per 2 anni. Stalking, calunnia e falso, queste le accuse di cui deve rispondere Alessandro Desiati, sanvitese di 37 anni. In manette 4 coltivatori di droga. Operazione Scutari. All'alba di ieri i carabinieri della stazione di Oria e della compagnia di Francavilla hanno azzerato un gruppo di giovani che, dopo essersi appropriato di un casolare abbandonato, si era dato alla coltivazione della marijuana. Sul riordino delle province è sempre litigio. Il giorno in cui la Gazzetta Ufficiale pubblica il decreto legge sul riordino, l'ex presidente ferrarese critica il ministro Patroni Griffi e invita a pensare ai livelli dei servizi, essendo tutto questo bailan politico una perdita di tempo. A Bruxelles, Brindisi è nominata città europea dello sport 2014. L'ACES ha nominato Brindisi città europea dello sport per il 2014. La nomina è avvenuta ieri pomeriggio a Bruxelles. Intossicazione da funghi per una 17enne di Tuturano. È stata ricoverata in ospedale. Una ragazza di Tuturano rimasta intossicata non corre pericoli. I giovani alla riscoperta del mondo dell'agricoltura. I giovani riscoprono il fascino dell'agricoltura. In crescita, infatti, le imprese brindisine del settore e quanto emerge da un'indagine dell'ANGA. In prima pagina sul nuovo quotidiano di Puglia, stalker per cognato manette. Secondo l'accusa, avrebbe reso un inferno la vita di un uomo. Per questo è finito in manette con l'accusa di stalking il 37enne brindisino Alessandro Desiati, la vittima, e l'ex compagno della sorella. Matita lanciarazzi, guai per Freda. Una matita lanciarazzi considerata arma da sparo a tutti gli effetti. Per questo motivo è stato denunciato l'ex terrorista Franco Freda. L'oggetto è stato trovato nella sua abitazione al casale. Provincia, Brindisi punta su Lecce, lunedì voto in aula, ancora polemiche e caos sul riordino delle province. Brindisi accorpata nel decreto del governo a Taranto, non ci sta e rilancia il Grande Salento con capoluogo Lecce. 4 scippatori presi al volo, azione fulminea la loro, intervento ultrarapido quello dei militari. 4 giovani di Tuturano sono finiti in manette a Cellino dopo aver scippato un 80enne. È accaduto martedì. L'ultima lettera ai genitori del ragazzo morto suicida, perdonateci. Tra dolore e risentimenti, i funerali del 15enne trovato impiccato ad un albero in campagna. Il suo drammatico gesto resta ancora incomprensibile. I carabinieri stanno ascoltando gli amici. Lo studente aveva scritto una lettera ai genitori in cui chiedeva perdono. Brindisi a Foggia, porte chiuse, calcio. Il derby Foggia-Brindisi in programma domenica prossima si giocherà a porte chiuse. Il giudice sportivo, infatti, ha squalificato per una giornata lo stadio di Foggia. In prima pagina sul quotidiano senza colonne, amici e conviventi nascondevano in casa involucri di cocaina presi. Blitz dei carabinieri nell'abitazione in centro di Nicola Giove e Dario Margherita. La droga era suddivisa in 11 involucri nascosti nel tubo di gomma del condizionatore. Stalker irriducibile, il brindisino Alessandro Desiati, 37 anni, arrestato per aver perseguitato via internet l'ex della sorella, è stato incastrato dalla polizia postale. In passato era già stato condannato per offese e minacce. Marijuana fatta in casa, arrestati in 4. In un casolare è stato allestito un laboratorio in cui si coltivava marijuana. I giovani sono accusati di aver messo in piedi un vasto traffico di stupefacenti. Rapinano un'anziana, 4 in manette, beccati poco dopo aver sottratto la borsa ad un 80enne. Uno di loro ha strattonato la donna facendola cadere con la bici, è accaduto a Cellino. Doppio finanziamento Sisri, 2 assoluzioni e una condanna. Si è chiuso con 2 assoluzioni, 2 prescrizioni e una condanna a 8 mesi di carcere. Il processo di primo grado a carico di 5 funzionari del consorzio Sisri, oggi ASI, e della regione, finiti alla sbarra con l'accusa di truffa. Per un lavoro vogliono soldi, lo strano caso di un'azienda che opera sul web. Un disoccupato racconta: mi hanno chiesto 40 euro e parte dello stipendio per ottenere il lavoro. Lo stesso numero compare in un annuncio: siamo una coppia, assumeteci. Brindisi città di sport, consacrata a Bruxelles, arriva l'ufficialità Brindisi e città europea dello sport insieme al capoluogo messapico. Altre 2 città italiane sono fra le 10 prescelte dall'ACES.